Fin da piccola andavo spesso da mia sorella in campagna, aveva gli animali, avevo la capretta, si chiamava Carolina, era proprio la mia compagna di giochi, era veramente un'amica. Dopo non ho capito che fine abbia fatto perché penso non me l'abbiano detto. Poi a un certo punto ho cominciato a capire che non tutti gli animali erano trattati allo stesso modo, c'erano dei disagi a tavola, le galline non mi piacevano, quindi io dicevo no, io non le voglio mangiare. E loro mi dicevano, ah, va bene, allora mangia il coniglio se ti piace di più. Però poi alla fine ho detto, ma come il coniglio che io gli voglio bene? Cercavano un po' di costringermi. Diciamo, per loro era giusto che io mangiassi carne perché sennò non sapevano cosa farmi mangiare. La mentalità era quella. Ci mettevo un'ora per mangiare un pezzettino, sembrava di masticare, masticare, masticare e non andava giù. Ho fatto molta fatica. Poi dopo, verso i 18 anni, hanno cominciato a lasciarmi libera di scegliere finalmente un animale per me. Non può essere che sia al mondo solo perché io lo mangi, perché qualcuno lo debba mangiare. Io non sono mai riuscita ad accettare questa cosa.